I giorni del sacrificio di Francesco Basso, giornalista, autore. Ho 15 anni, la pistola in mano, buio, molto buio, sono qui nascosto. Con me ho provviste beni di prima necessità. Se mi trovano, tutto sarà stato vano. Tutto questo sacrificio sarà stato inutile. Le tenebre mi proteggono. Ora sono loro la mia nuova casa. Sento dei passi, eccoli. Si stanno avvicinando, lo so. So chi sono, ma non mi avranno mai. No, non può finire così. Non qui, non ora. Madri e padri di famiglia segregati in quelli che sono i loro rifugi. Combattenti di un giorno lunghissimo che non si sa quando finirà. Quando saremo liberati da tutto questo? Quando? Da soli, nascosti, a causa di un nemico insidioso, protetti contro il male. Hanno fatto affidamento su di me molte persone. Sono la loro speranza. Se adesso mi trovano, sarà la fine anche per loro. Non posso deluderli. I passi si fanno ancora più vicini. Ormai sono qui. Sento respirare in modo profondo. Non sono io. È l'alito di vento dei miei inseguitori. Qualcuno ha fatto la spia. Qualcuno ha detto che sono qui e ora vogliono fermarmi. Non sanno una cosa, però, che sono disposto a tutto pur di portare a termine la mia missione. In ginocchio, con la pistola in pugno, li vedo davanti a me nella penombra. Attendo che se ne vadano. Forse non mi hanno visto, lo spero così tanto. I pacchi dietro la mia schiena, i rifornimenti necessari per chi da tempo sta patendo la fame. Percepisco i contorni delle loro sagome. Sono in due, solo in due. Quelle uniformi, così terribili. Sul buio scintillano, sul colletto, le loro spille. Due svastiche, maledette, maledette svastiche. Chi mi ha tradito? Vorrei tanto saperlo. Chi gli ha detto che mi avrebbero trovato qui? Devo dare i viveri ai miei compagni d'armi, a quelli che stanno resistendo ogni giorno sulle colline. La natura circostante, così incontaminata, così pulita, mi pare di sentirla. Come può essere così infangata dall'ombra dell'usurpatore? Come può finire ogni cosa così, senza nessuna spiegazione, senza nessuna speranza? Ma la speranza si coltiva giorno per giorno, attimo per attimo. Qui, nel buio, lontano dai miei affetti, lontano dai miei cari, per la causa, solo per la causa, o meglio, per quel grande e indiscusso valore che è la libertà da ogni male. I nazisti si guardano intorno, prima a destra, poi a sinistra. Uno di loro mi indica, l'altro urla in tedesco. Non hanno la mitraglietta in mano, ce l'hanno a tracolla. Devo approfittarne, è l'unica soluzione plausibile. Lo faccio per quelli che credono in me, che hanno messo la loro vita nelle mie mani. Mi spiace. Uccidere, penso, non è mai stato il mio massimo. Poi alla mia età. Questa sarà la mia prima volta e spero che non ne verranno altre. È un attimo. Due, tre, quattro colpi. Al petto, alla testa, in successione, senza fermarmi. I corpi cadono giù, accompagnati da due tonfi sordi. Un respiro affannato, vorticoso, il mio. Cerco di controllarmi, di sedare le mie emozioni. Prendo i pacchi con le provviste. Devo subito portarle a chi di dovere. Aspetto ancora un attimo per riprendere il controllo di me. Mi manca il fiato. Il respiro si fa più sommesso. Sempre di più, sempre di più. Chiudo gli occhi. Una forte luce mi investe. È accecante. Ora si fa più tenue. Il respiro sembra tornare regolare. Piano. Apro gli occhi. Cos'ho sul viso? Cos'ho attaccato al mio volto? Ah sì, ora ricordo. Ne è passato di tempo da allora, da quando a 15 anni contribuì a scacciare il nemico. Ora ho 90 anni. Vedo due persone davanti a me. Hanno delle mascherine sul viso. Mi ricordo di loro. Sono quelli che mi hanno portato qui.
Pensavo che non ce l'avrei fatta. Eppure l'infermiera mi si avvicina. Vedo le sue lacrime scendere giù. Il medico alza il pugno trionfante. Sono vivo, ancora vivo. Questo maledetto virus non mi ha trascinato giù nelle tenebre. Non questa volta. Penso a mio nipote. Agli anni che avevo io a quel tempo, quando fui braccato dai nazisti. Quando assieme agli altri combattevamo l'invasore. Oggi, come allora. Un invasore sempre più mortale e subdolo, che vuole uccidere il nostro fisico e il nostro spirito, rendendoci soli, vulnerabili. Il male è un virus che cerca di strapparti ogni cosa, gli affetti, i ricordi, le passioni, la vita. Il contagio è un demone insaziabile che non ha pietà e che cavalca senza sosta contro di te, con l'unico scopo di braccarti, esasperarti, finirti. Ma non bisogna arrendersi mai. Ci sarà un futuro diverso fuori da qui, da questi giorni così bui. Uscirò di qui, vedrai, ne sono sicuro. Non vedo l'ora di abbracciarti, mio amato nipote. Thank you.